Ben ritrovati a Ferriolo, siamo nello showroom di Angelo Po e qui al mio fianco c'è Andrea Iani dalla trattoria Vigezzina, è venuto prima con me a scegliere questo bellissimo pezzo di carne. Dobbiamo ringraziare sia la Carla dei soci Coop, che sono stati gentilissimi, che tutto il settore macelleria che ci ha preparato questo pezzo di carne. Questa carne rossa, sì. Come si taglia? Adesso ci pensa lui. Benissimo, allora, cominciamo col dire che questo pezzo è il pezzo per eccellenza del manzo ed è composto da il filetto e il controfiletto. Si presta per diversi tagli, sia tagliato intero con il filetto e il controfiletto attaccato, che si ottiene la classica costata alla fiorentina. Ok. Togliendo il filetto, un'operazione molto molto semplice. Diciamo che ci vuole un coltello molto affilato. Ci vuole assolutamente un coltello molto affilato, però è veramente un'operazione molto semplice. Si ottiene il filetto, dal quale possiamo ottenere tutte le varie preparazioni che si ottengono con il filetto, i vari tournedot, le tagliate, le tartare, piuttosto che i filetti alla Wellington, il filetto in crosta, il filetto cotto intero, il filetto alla Robespierre. Si possono veramente ottenere tutte le preparazioni di alta gamma. Adesso andremo a togliere il controfiletto, chiamato comunemente entrecote, con il quale si possono fare le entrecote singole oppure cotto intero, si ottiene il roast beef. Beh, diciamo che questo taglio di carne fa parte dei tagli di prima, perché la bestia si divide in tagli di prima, di seconda o di terza. Questo è il cuore del taglio di prima, è veramente l'eccellenza. È la parte più pregiata. La parte più pregiata del manzo. Allora Andrea, che cosa ci prepari? Ma facilissimo, oggi avevo pensato di proporvi una tartare. Si taglia la carne a listarelle, l'importante è non tritarla ma tagliarla. Abbiamo ottenuto la nostra piccola dadolata di carne, qui avevamo già preparato precedentemente un trito di frutto di capero, di escalonio e prezzemolo e un punto di senape. Si spreme qualche goccia di limone, una grattata di sale, una di pepe, un goccio d'olio d'oliva. Andiamo ad aggiungere la nostra dadolata, in modo da ottenere un composto ben amalgamato. Come guarnizione alla nostra tartare, oggi ho pensato di portare una scaloppa di foie gras. Scaloppa di foie gras facile, appena padellata anche questa, una grattata di sale, su una pentola antiaderente senza aggiunta di materia grassa. Ecco, se vuoi andare a impiattare la tartare... Ah, allora, qualcosa faccio anche io. Benissimo, premi leggermente, ecco, brava. Ok. Fai un po' più di pressione, perfetto. Togli pure lo stampino. Abbiamo ottenuto la nostra scaloppa di foie gras leggermente padellata, la posizioniamo sulla tartare. Un po' di tartufo bianco. Ah, ecco. Una fogliolina di menta di guarnizione. Voilà, e abbiamo ottenuto la nostra tartare con la scaloppa di foie gras. Ci vediamo mercoledì prossimo. A me ora non resta altro che assaggiare. Non ho la mia forchetta, ma lo farò sicuramente. Ciao!